La tribuna stampa dello stadio Luigi Razza di Vibo Valencia ha fatto da palcoscenico per la presentazione del progetto Protagonisti attiviamo relazioni, sviluppiamo risorse e condividiamo il valore, dedicato a 130 bambini di età comprese tra i 5 e i 10 anni. Si tratta di un'iniziativa pensata insieme ai rappresentanti istituzionali dei comuni di Drapia, Parchedia, Zaccanopoli e Ricadi e resa possibile grazie ad una convenzione stipulata tra la Vibonese Calcio e la cooperativa AL Il Punto, da attuare nei rispettivi plessi scolastici delle scuole primarie. L'intesa, firmata dal direttore generale rossoblù Antonello Gagliardi e dalla presidente della cooperativa romana Antonietta Lo Scalzo, implica un'importante sinergia ed una stretta collaborazione sul territorio provinciale per il raggiungimento di obiettivi comuni, quali l'inclusione sociale, l'educazione al rispetto delle regole, la collaborazione, lo sviluppo di una comunità educante permanente e la valorizzazione di talenti che trovano certamente nello sport ed in particolare nel calcio il più valido strumento per evidenziarsi e permettere un percorso di crescita sano e propositivo. Abbiamo stipulato questa convenzione con la cooperativa AL Il Punto, che opera nei plessi scolastici di quattro comuni, Drapia, Parghelia, Ricadi e Zaccanopoli. E l'obiettivo è intanto quello di trasmettere i valori sani dello sport a livello di appunto bimbi delle scuole elementari e delle scuole primarie, e poi di avvicinarli a quella che è una realtà, fargli vedere dietro le quinte quello che è il sacrificio, l'impegno, l'organizzazione di una squadra di calcio. Quindi gli faremo fare i percorsi che fa normalmente la squadra di calcio, sia durante gli allenamenti che durante le partite. Li faremo diventare cronisti, quindi vi ruberanno il mestiere per un giorno, e quindi c'è anche reporter rosso-blu nella convenzione, c'è questo aspetto qui che cureremo e sarà anche divertente, ma porteremo la Vibonese nei territori, porteremo la Vibonese nei comuni che appunto hanno aderito a questo progetto e faremo delle attività con gli allenatori, con lo staff della prima squadra, con i giocatori stessi che porteremo lì, ma anche con il settore giovanile. Creare una mentalità rosso-blu partendo dai più piccoli. Sì, dobbiamo entrare nei cuori dei piccoli, dei bimbi, perché i tifosi rosso-blu crescano e proliferano di anno in anno, e quindi bisogna partire da lì, intanto per far capire che questa è una squadra che è di tutta la provincia, quindi come succede in altri territori dobbiamo unirci, stare tutti stretti, quindi come dicevo prima, senza campanilismi, senza personalismi, ma abbiamo dimostrato che è aperta a tutti la Vibonese, è aperta soprattutto al territorio partendo dalle scuole, quindi saranno dei progetti importanti, anche il tifo che ci piace. Più tardi avremo una riunione con i dirigenti scolastici, partiremo nei prossimi giorni, vedrete le cose veramente carine allo stadio che non avete visto mai.